Mission esploratori della natura. Nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo. I bambini del plesso Chiara Lazzaro dell'Istituto Leonardo da Vinci di Ispica hanno dato il loro contributo affrontando nel corso dell'anno scolastico tematiche importanti di interesse mondiale, volte a sviluppare conoscenze ed acquisire comportamenti responsabili per amare, tutelare e proteggere il nostro pianeta. I bambini del plesso dell'infanzia Chiara Lazzaro hanno abbellito lo spazio pubblico con murales e piantando fiori nelle aiuole e sono stati premiati dall'amministrazione comunale di Ispica, ricevendo un attestato di cittadini attivi dall'assessore Lucia Franzò. Piero Giunta, nell'intervista che stiamo per ascoltare, ne ha parlato con la maestra referente del progetto Rosa Maria Monaca, con la presidente del Rotary Club dottoressa Corradina Alfieri e con il titolare del bar SS 115 Rosario Scala. Ascoltiamo. E allora spieghiamolo questo progetto Mission Esploratori della Natura, maestra Rosa Maria Monaca. Allora, questo è un progetto nato sulla piattaforma eTwinning, che la piattaforma eTwinning è una piattaforma elettronica di gemellaggio a livello europeo. In questa piattaforma noi interagiamo non da soli ma con altri partner dell'Unione Europea e in particolare abbiamo affrontato le tematiche per sviluppare le conoscenze ed acquisire comportamenti responsabili per amare, tutelare e proteggere il nostro pianeta assieme a bambini e colleghe delle scuole di Alfaidi, Islanda, Priekuli, Lettonia, Noverasco, Milano, Pescara e Volos, Grecia. Noi facciamo parte dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, siamo il plesso dell'infanzia Chiara Lazzaro che ha partecipato in toto e in questo mi sento di ringraziare tutte le colleghe che si sono avventurate in questo progetto non semplice. E allora come si sono svolte le attività nella scuola Chiara Lazzaro? Allora, le diverse sono state le attività che abbiamo intrapreso e le esplorazioni effettuate nel territorio vicino alla scuola che i bambini delle sezioni A di 3 anni, della sezione B di 4 anni e della sezione C di 5 anni sono stati protagonisti attivi delle loro scoperte e hanno comunicato non solo ciò che hanno trovato, visto e come hanno interagito in un determinato luogo, ma hanno trasmesso con enfasi le loro emozioni e il loro stupore per aspetti che per noi possono sembrare ovvi, ma per i bambini così piccoli soprattutto ovvi non sono. E c'è da dire un'altra cosa, che la pandemia del Covid-19 che ci ha accompagnato in questo anno lungo e difficile non ci ha permesso un'esplorazione diretta di tutti i luoghi di rilievo turistico e ambientale, perché era nostra intenzione effettuare la pulizia della spiaggia di Santa Maria del Focallo, ammirare lo spettacolo proprio della natura a Pantano Longarini con tutte le specie protette e migratorie che vengono dalle nostre parti e la cava Ispica. Però questo per noi non è stato un limite e non ci siamo arresi, perché la natura l'abbiamo fatta entrare a scuola. E allora la domanda mi sembra scontata: in che modo la natura è entrata a scuola? Abbiamo invitato i bambini ad esplorare tutto ciò che li circonda e a prendere e a osservare attentamente quello che la natura offre come spettacolo naturale. I bambini quindi durante le loro passeggiate in campagna, al mare, al Parco Forza, avevano il compito di osservare e descrivere poi a scuola quello che hanno osservato. E contemporaneamente sono stati invitati a portare materiali che incontravano durante questa esplorazione. Quindi a scuola sono stati portati oggetti naturali, rami, foglie, fiori, conchiglie, pietre, tutti questi oggetti che sono stati osservati, catalogati, studiati e poi, come ci suggerisce Giovanni, per essere dei buoni esploratori non dobbiamo solo essere buoni a non inquinare, ma dobbiamo anche trasformare. Quindi questi oggetti sono stati poi trasformati.
Gli oggetti sono stati trasformati e riutilizzati creando degli oggetti nuovi in occasione di tutte le festività che intercorrono nell'arco dell'anno scolastico. Abbiamo realizzato dei prodotti nuovi utilizzando materiale di riciclo e ottenendo degli ottimi risultati. Per esempio, a Carnevale abbiamo realizzato dei costumi che rappresentavano le nostre caratteristiche del territorio e quindi i bambini di 3 anni hanno rappresentato gli agrumi. Noi, di 4 anni abbiamo rappresentato i fichi d'India e i bambini di 5 anni hanno rappresentato, le maioliche, con risultati davvero sorprendenti. L'arrivo della primavera ci ha permesso di mettere le mani in pasta. I bambini hanno cominciato a giocare con la terra, hanno piantato semi, hanno travasato le varie piantine. Abbiamo realizzato un vasetto da donare alla mamma con le piantine aromatiche e via via abbiamo sempre utilizzato questi materiali per creare degli altri oggetti. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto in sezione la carta riciclata, da cui abbiamo ricavato una cartolina da inviare ai nostri amici del progetto e abbiamo creato dei giochi con i tappi da donare ai bambini del plesso in uscita, ai bambini in uscita del plesso e anche ai nostri amici. I bambini hanno avuto modo anche di prendersi cura di piccoli insetti, piccoli animali. Infatti abbiamo osservato lumachine, lombrichi e ci siamo cimentati a creare un'arnia per le api e a piantare semi che creano l'habitat naturale per attirare le api che in questo momento sono a rischio di estinzione. È vita sulla terra. I bambini hanno acquisito pratiche di riciclo, di risparmio energetico, di risparmio dell'acqua. Abbiamo creato un decalogo con piccole azioni per acquisire buone pratiche e con questi piccoli gesti i bambini si sono impegnati e queste sono le azioni che potranno portare i frutti nel 2030, quando questi bambini saranno i ragazzi del domani, perché, come recita il nostro slogan, nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo. Dottoressa Corradino Alfieri, qual è stato il contributo che il Rotary Club Pozzallo Ispica ha dato al progetto Mission Esploratori della Natura? Ciao Piero, sì, questo progetto ha coinvolto pure noi soci del Rotary Pozzallo Ispica, grazie al contatto della maestra Rosa Maria Monaca, che infatti ci ha contattato per poter collaborare a questo progetto, secondo me molto molto interessante, che riguarda proprio la salvaguardia del pianeta. Noi abbiamo semplicemente collaborato nella realizzazione di queste bottigliette, non più in plastica come normalmente vengono realizzate, ma in un materiale, riciclabile. Così come ti preannunciavo già la scorsa settimana, questo progetto, quello che conclude tutti i vari progetti portati avanti dal Rotary Pozzallo Ispica all'interno delle scuole. E penso che concludiamo in bellezza proprio con questo tema, che è una delle, 7 azioni con cui il Rotary cerca di agire a livello mondiale. Un altro soggetto coinvolto per la buona riuscita del progetto è stato il bar FF115 di Faro Scala. Sì, grazie. Niente, io sono stato coinvolto dalla maestra Rosa, piacevolmente coinvolto, perché il nostro locale, da tempo, da anni, se non da sempre, sposa questo messaggio di ecosostenibilità, riciclaggio, ambiente, plastic free e tutto quello che potrebbe essere, la cura dell'ambiente. Niente, quindi ci è stata data questa opportunità dalla maestra Rosa e abbiamo colto con grande passione questo incarico, se così si può dire.
Ringrazio la referente del progetto, maestra Rosa Maria Monaca, la presidente del Rotary Club Pozzallo Ispica, dottoressa Corradina Alfieri, e il titolare del bar SF115 Rosario Scala, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.